In questa prima giornata del convegno prevede, come ci ha detto Don Angelo, la presentazione da parte mia della lettera pastorale 2018-2019, cosa che faccio volentieri. Avrete già visto il testo e anche così vi sarete già resi conto di come si presenta. Qui dietro avete la copertina. Ho provato a stendere una traccia che possa essere utile, perché il testo, mi permetto di dire, può essere anche accostato con molta libertà, è composto di vari capitoli che sono anche abbastanza autonomi, per cui ognuno può essere letto anche, come dire, preso a se stesso, preso per quello che è, ma c'è comunque un disegno che mi piacerebbe venisse percepito, ed è per questa ragione che provo allora a offrirvi questa presentazione in maniera anche un po' schematica. Parto dal titolo, dal sottotitolo e dalla veste tipografica. Il titolo, Il bello del vivere. La santità è il bello del vivere. Questo è, direi, il cuore dell'annuncio che mi piacerebbe offrire e condividere. C'è una dimensione di bellezza nell'esperienza della vita umana a cui possiamo dare religiosamente e cristianamente il nome di santità. Alla domanda che cos'è la santità, a pagina 8 qui io provo a rispondere dicendo: la santità è l'altro nome della vita quando la si guarda con gli occhi di Dio. Il Creatore, infatti, ci ha pensato così, e questo si aspetta da noi. La santità è il volto buono dell'umanità, il suo lato più bello e più vero. È l'umanità così come Dio l'ha desiderata da sempre, come l'ha pensata. È l'umanità redenta in Cristo. I santi sono i redenti, perché l'umanità creata purtroppo è stata ferita, o si è ferita. Adesso abbiamo bisogno dunque di una redenzione, e quando questa redenzione trova compimento, ecco che la bellezza originaria si manifesta pienamente. E allora capiamo che cos'è la santità. È l'umanità dunque redenta in Cristo, liberata da ciò che la offende, la intristisce, la ferisce, la mortifica, la disonora, da ciò che la rende crudele, volgare, violenta. Tutto questo purtroppo c'è, però quando noi vediamo tutto questo ci rattristiamo, ci amareggiamo e diciamo: ma non dovrebbe essere così. È l'umanità invece, quella santa, che vorremmo sempre incontrare, l'umanità che non ci fa paura, che al contrario ci rallegra, ci stupisce, ci commuove, ci attrae, ci conquista, è l'umanità luminosa, avvolta nella luce del bene. E qui accenno all'aureola, al significato che ha. Che cos'è l'aureola dei santi? Perché i santi hanno l'aureola? Dopo noi giustamente ci facciamo anche battute, no? Ma che cos'è l'aureola? L'aureola in realtà non dovrebbe avere solo sulla testa, ma intorno a tutto il corpo, è l'irradiarsi di quella luce di grazia che è la santità, è partecipazione al mistero santo di Dio, che poi trova manifestazione all'esterno, tutto questo sempre nella forma della luce.
il bello del vivere dunque. Poi la santità dei volti e i volti della santità. Questo è il sottotitolo e qui, come dico a pagina 24, mi piacerebbe far comprendere questo, che cioè la santità non è qualcosa di cui si parla come se fosse un tema, un argomento. La santità la vedi, non la puoi, come dire, descrivere come se fosse appunto qualcosa che si trasforma in un oggetto di analisi. La santità si identifica con la testimonianza, è ciò che tu incontri, che puoi anche descrivere, ma perché l'hai visto. In questo senso la santità splende nei volti delle persone, perché il volto poi fa unità in ciò che tu vedi di un soggetto. Il volto significa lo sguardo, ma significa anche la singolarità di un soggetto, significa anche la sua corporeità. È quello che cerco di dire qui, alle pagine 24, 25 e 26. Mi preme molto questo aspetto del volto, perché poi definisce anche una linea di azione pastorale, l'attenzione ai volti, ma anche quel contributo che la Chiesa offre a ciascuno affinché il suo volto acquisti la fisionomia della santità. Se i volti sono diversi, anche le forme, le modalità della santità saranno diverse. Non in riferimento alle singole personalità, ma anche ai singoli carismi, come abbiamo ascoltato anche oggi. E mi preme anche così spendere una parola sulla veste tipografica di questo testo, che come vedete è abbastanza singolare, difficile definirlo anche la stampa, ha detto volumetto, perché è un libro, è un fascicolo, che cos'è? È una lettera. L'idea era questa, far percepire che non è un libro, no, ma è allora una veste tipografica che desse un po' anche questa idea, un pochino snella. Poi certo le pagine non sono poche, sono diventate 80, a me pensavo fossero un po' di meno, francamente. Ecco. Però, e poi abbiamo voluto inserire le testimonianze di alcuni volti che trovate dietro qui, nel senso che a fianco di un testo ci sono anche dei video, perché appunto il bello della vita si racconta, no? E allora avere dei volti che dicono cosa stanno vivendo forse è uno dei modi per far capire che la santità non è qualcosa di astratto, non è qualcosa di distante, non è qualcosa che riguarda altri, ma certamente non noi, ma è una chiamata per tutti. Qui c'è Don Adriano, ecco, che ci dice allora come funziona, cioè come funziona questa possibilità offerta di ascoltare delle testimonianze guardando i loro volti. Brevissimamente, ecco, nella lettera troverete un codice QR code che si inquadra con la funzione, che rimanda poi a una pagina del sito dentro cui ci sono queste brevissime testimonianze che sono di 2 minuti circa, adesso ve ne faccio vedere una. I video saranno pronti da sabato domenica prossima, cioè l'8 e il 9, quindi da lì in poi li troverete disponibili, poi saranno su YouTube. Sono proprio delle brevissime testimonianze. Non perché queste persone siano particolarmente sante rispetto ad altre, ma il senso è che, appunto, siccome la Santità si racconta, qui abbiamo 5 racconti un po' diversi. Mi permetto anche di dire che sarebbe anche bello che nelle parrocchie saltassero fuori magari altri volti, altri racconti che magari potrebbero essere messi a disposizione per raccontare questa vita di santità. Vi faccio vedere solo
La prima impostazione, ecco, di questo video di Giovanni Boccacci, la sua testimonianza, per farvi capire come è stata costruita. Non è ancora il video definitivo, ma è solo per farvi vedere, dura 2 minuti, quindi riusciamo a vederlo tranquillamente. Spero si senta, perché c'è qualche problema. La mia vita è lunga, se racconto tutto ci vuole un po' di tempo. Sono una persona che ancora oggi la mattina, quando si sveglia, ringrazia il Signore per averlo creato, per avergli dato la gioia di vivere una vita familiare, in modo particolare, direi completa. Tutto ciò che ho vissuto lo considero bello. Ringrazio il Signore per la convinzione che tutto ciò che vivo deve essere vissuto nella bellezza. Nella mia vita ho avuto motivi di sofferenza. Io non so se la perdita di una figlia non ancora ventenne sia il dolore più grande. Io l'ho provato e ancora oggi provo il dolore di mia moglie, che più di me ha sofferto e soffre per questa perdita. Nel dolore c'è stata la ricompensa. In casa nostra è arrivato un neonato che dovevamo tenere per 15 giorni. Dopo 14 anni questo neonato è diventato nostro figlio. Trovo nella relazione la forza di dire che tutto ciò che provo è bello, tutto ciò che faccio è bello. Premetto che quello che ho fatto non ho mai pensato che mi facesse diventare santo o che mi faccia diventare santo. Il desiderio che oggi, con il quale oggi definirei l'anelito, non è altro che uno: trovarmi in un bosco con la neve, con gli sci, da solo, camminare nel silenzio e sperare di trovare dopo il bosco qualcosa che mi accolga, un porticino in quel paradiso che Cristo ci ha proposto e ci ha promesso. Premiato così tanto sulla terra, forse il buon Gesù avrà qualche difficoltà a trovarmi il posto in paradiso. Ecco, questa è una delle testimonianze che troverete un po', come dire, affiancate al testo. Mi preme molto questo, che si superi quel senso di distanza che il termine santità provoca inevitabilmente. Questo lo dico all'inizio, l'abbiamo un po' percepito anche nei giovani, ho provato a interrogare qualche giovane su questa parola santità e loro un po' mi dicono questo. La sentono addirittura a volte come una parola che li giudica, perché ecco, appunto, noi non saremo mai santi e quindi... E invece credo sia importante recuperare questa dimensione di bellezza che contraddistingue la vita come tale nelle intenzioni di Dio. Questa è la santità, è la forma bella della vita che va difesa, va promossa e va annunciata. Le ragioni di una scelta. Faccio riferimento alla Nuovo Millennio in Eunte, che avevo già citato nella mia omelia di ingresso. Io sono rimasto molto colpito leggendo questo testo che, nelle intenzioni di Giovanni Paolo II, introduceva il Nuovo Millennio e quindi la missione della Chiesa nel Nuovo Millennio. Lui diceva: io punterei su due aspetti. Primo, il volto, la contemplazione del volto di Cristo, e secondo, la santità.
in modo che la Chiesa si senta chiamata anzitutto a offrire se stessa nella forma di una vita santa. Dice, questo sarà decisivo per il prossimo millennio. Mi colpiva anche la correlazione, cioè la santità rimanda alla contemplazione del volto di Cristo. E poi, secondo, la canonizzazione di Paolo VI. Nel momento in cui è arrivata questa notizia che ci sarebbe stata, io ho detto, forse è giusto che noi, a partire da qui, fissiamo l'attenzione sulla santità. Perché da noi recentemente, tra noi è sorto un santo. Un uomo che poi ha vissuto la sua santità da Papa. Ma torneremo su questo. Ma aggiungerei, questo nella lettera non l'ho detto, ma l'ho sempre un po' pensato, mi sembrava che parlare di questo permettesse anche di sintonizzarsi con la raccomandazione del nostro attuale pontefice, il Papa Francesco, il quale nella Evangelii Gaudium raccomanda di puntare sull'essenziale. Lo fa ai numeri 35 e 36 della Evangelii Gaudium. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale, uno stile missionario, che realmente arrivino a tutti senza eccezioni né esclusioni, cioè quando si vuole essere una chiesa in uscita, l'annuncio si concentra sull'essenziale. E cos'è l'essenziale dell'annuncio? Su ciò che è più bello, più grande, più attraente e nello stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica senza perdere per questo profondità. Ecco, io penso che parlare della santità significa in fondo andare a cogliere questo essenziale del Vangelo che poi diventa essenziale nella pastorale. Le ragioni di una scelta dunque sono queste. L'idea di fondo, lo dico alla pagina 5, l'idea di fondo è che la santità non è un tema che quest'anno noi trattiamo per poi accantonarlo e l'anno prossimo trattarne un altro, poi l'anno successivo un altro ancora. Non è un tema, è un orizzonte. La santità vorrebbe essere la prospettiva nella quale camminare insieme come Chiesa nei prossimi anni, quanti il Signore ci darà di vivere insieme, il fine cui tendere e insieme lo spazio vitale in cui muoverci. La santità conferisce alla vita dei credenti la sua forma piena, unitaria e armonica. Diversi sono gli elementi e gli aspetti che intervengono a costituirla. E questo è un po' la seconda osservazione che qui faccio. La santità è una parola, santità è una parola sintetica, è la forma cristiana del vivere, dicevamo, è la sua bellezza, così come Dio l'ha pensata da sempre. È ciò che rende attraente la vita. Ha un suo modo di esprimersi, la santità diventa uno stile. Ecco, ma ovviamente tutto questo racchiude vari elementi costitutivi, la maggior parte dei quali rimandano all'azione della grazia. Ebbene, anche questo mi premeva far capire, che non essendo un tema ma un orizzonte,
riunisce diversi elementi che poi potremo di anno in anno mettere più in evidenza. Il primo di questi elementi che da subito io vorrei mettere in evidenza è quello della preghiera. Non è possibile immaginare un'esperienza di santità senza la preghiera. Io vorrei partire da qui, non è l'unico elemento. C'è per esempio un altro molto importante che è la vita sacramentale, l'Eucaristia, la riconciliazione, c'è la carità. Ci torneremo su questi di anno in anno, ma dentro questo orizzonte che adesso apriamo, noi vorremmo nei prossimi anni insieme, come Chiesa qui a Brescia, compiere un cammino di santificazione. Tutti insieme, ciascuno a partire dal compito e dal carisma che ha ricevuto. E quindi sarà importante domandarci che cosa il Signore ci chiede per i prossimi anni come presbiteri, come diaconi, come vescovi, al fine di dare contenuto, di dare concretezza a questo cammino di santificazione. Credo che come ministri noi saremo chiamati a santificarci mentre aiutiamo gli altri a santificarsi, perché questo è il nostro compito. Peraltro ricordate, la grande novità del Vaticano II è anche questa. Quando si parla di santità, si pensa al battesimo, e la santità è di tutti i cristiani, non dei sacerdoti in maniera, no, superiore rispetto agli altri. Il nostro ministero è il modo attraverso cui ognuno di noi si santifica, e certo lo fa aiutando gli altri a dare compimento alla propria vocazione battesimale, cioè la santità. Le linee guida. Qui accenno soltanto, poi vi rimando. Queste linee guida servono un po' a darvi l'idea di come ho immaginato lo sviluppo, non del tema appunto, no? Ma di un pensiero che rendesse un po' più chiaro l'orizzonte nel quale ci collochiamo, no? Quando dici santità, cosa intendi? Beh, gli aspetti sono diversi, e si intuisce che riflettendo su questo orizzonte sintetico possiamo intravedere anche delle scelte pastorali. Le linee guida. Mi sembra importante partire dal mistero di Dio, anzi è essenziale, è indispensabile. Troverete qui, nei tre paragrafi che qui vengo, che qui segnalo, nelle pagine corrispondenti, è quella che è la dimensione trinitaria del mistero di Dio. Per capire in che senso la santità è bellezza della vita, così come Dio da sempre l'ha pensata per noi, occorre partire da Dio stesso, che nella prima lettera di Giovanni viene definito in due modi, peraltro voglio dire, suscitando una certa sorpresa da parte nostra, perché raramente noi troviamo nel Nuovo Testamento una definizione di Dio esplicita. Dio è. Mentre a volte si usano degli aggettivi, uno degli aggettivi più adatti al mistero di Dio è appunto questo, il santo. Ma questo è un aggettivo. Si usano a volte dei termini, dei sostantivi per definire Dio? Raramente. Ma in Giovanni, e in particolare nella,
prima lettera, noi abbiamo due termini, due, che vengono utilizzati in una definizione sintetica di Dio. Dio è luce e Dio è agape, amore. Siamo abituati, vero, a queste definizioni, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta di una di un elemento raro. Dio è amore, ed essendo amore, quando entra nell'esperienza umana diventa luce. L'amore ha una dimensione di splendore, e viceversa, lo splendore di Dio, la sua bellezza, è inseparabile dall'amore. Mi rimando qui, però questo mi sembra un punto molto bello, cioè è anche molto efficace, è un dato che ci si impone, ma è significativo. Gli altri termini corrispondenti sono la gloria di Dio, che è il suo splendore di bellezza, ma che è inseparabile da quell'amore che poi, appunto, nel mistero trinitario è comunione perfetta. Il volto di Cristo. Quando si pensa al Cristo, qui uso il termine volto perché dice l'identità, perché dice lo sguardo, perché dice la relazionalità, che è tipica del corpo, ma anche qui accenno all'episodio fondamentale che ha permesso di percepire per un attimo in maniera evidente la gloria presente in Gesù, cioè lo splendore della bellezza di Dio. Questo episodio, come potete immaginare, è la trasfigurazione. Lì accade per un istante qualcosa che rende esplicito ciò che è implicito in ogni attimo della vita di Gesù, cioè la presenza della gloria di Dio in Lui. Ordinariamente questa gloria si manifesta non attraverso una luce abbagliante, ma attraverso la carità amorevole, i suoi segni potenti, i suoi miracoli sono atti d'amore, certo nella potenza di Dio. E così, fino ad arrivare alla passione, che secondo Giovanni è l'apice della gloria. La gloria non viene dopo, secondo Giovanni, ma è dentro la crocifissione, è dentro. Lì, per chi ha occhi buoni, si può riconoscere lo splendore meraviglioso di Dio, che nel Figlio si fa carico del peccato del mondo, e diventa l'uomo dei dolori, ma con il cuore dell'amore trinitario. Questo non riusciremo mai a dirlo in parole. Questo o si contempla o non si capisce. No, o non si conosce, non lo si capirà mai, ecco. E terzo, l'azione dello Spirito. È lo Spirito che agisce, come abbiamo ascoltato anche nella lettura di oggi, la prima Corinzi, la prima lettura, Paolo spiega che solo lo Spirito conosce Dio e solo lo Spirito fa conoscere i segreti di Dio. Solo lo Spirito ci fa entrare nel segreto della rivelazione della gloria che splende sul volto di Cristo. Solo grazie a Lui noi possiamo dire che Lui è il Signore, eccetera. Partiamo da Dio. Dio è splendore di bellezza nella manifestazione dell'amore trinitario. E tutto questo avviene nel volto di Cristo ed è comprensibile nella potenza dello Spirito. Secondo, mi sembra importante puntare sulla sete di bellezza che contraddistingue il cuore di ogni persona. Ognuno di noi, ogni persona umana ha sete di bellezza, di una bellezza vera. E questo, che tu lo sappia o meno, che te ne renda conto o meno, non cambia la realtà, è così.
quando il cuore dell'uomo incontra la bellezza vera viene attratto, non può fare diversamente. Il punto è riuscire a incontrarla. Questo desiderio è tutt'uno con la ricerca della felicità. Poi questa bellezza è inseparabile dalla bontà e dalla verità. La vera bellezza porta con sé il buono, il bene, il fascino del bene. In un passaggio, in un capitolo, provo a dire questo, mi ha sempre affascinato questo dato, no? Noi molto spesso parliamo del male, un argomento importante, diciamo, la teodicea, no? Parliamo del male e ci domandiamo ma perché esiste il male, ma non ci siamo mai chiesti perché esiste il bene. Non ci siamo mai chiesti come mai una persona arriva a far del bene e tanto bene nella vita? Perché non ci lasciamo più stupire? O meglio, no, perché non ricordiamo a tutti che è bello ed è bene stupirsi davanti al tanto bene che tante persone fanno? Perché dobbiamo lasciarci, come dire, soffocare da questa specie di cappa che sentiamo addosso, per cui si continua a raccontare ciò che non va? Ma almeno noi diciamo che si potrebbe raccontare invece qualcosa di bello, no? Perché c'è. Ma cosa succede a una persona quando arriva a fare del bene e a farlo adagio sempre di più, fino a diventare incapace di fare del male, di modo che tutto quello che pensa, che dice, che opera è perfettamente in sintonia con ciò che Dio desidera? Pensate a Maria, la Beata Vergine Maria era così, eh? Questa è la santità. Ecco, però non è difficile arrivare qui se partiamo semplicemente dal fascino del bene, che è inseparabile appunto dalla bontà, come posso dire, dal carico di bene che ha la bellezza in quanto tale. Appunto, di nuovo, luce e amore vanno insieme. E la cosa che più attira la bellezza nella sua forma più alta è il bene che gli uomini si scambiano. Questa è la cosa più affascinante, ed è vero, è più affascinante della cima dell'Adamello o delle Dolomiti, perché anche quelle ti prendono, certo, ma quando tu vedi le forme di amore tra le persone umane, che poi qui proviamo a descrivere soltanto velocemente, l'amore di una madre per il proprio bambino, l'amore di un fratello per la propria sorella, l'amore di una moglie per il proprio marito, l'amore di una persona cara a fianco di un ammalato morente, cioè questa è un'amicizia sincera, questo è il bello della vita, vero? Ma forse qui si intuisce che è la ragione per cui esistiamo, questa. Nell'epoca delle passioni tristi, dunque, c'è bisogno di un annuncio di bellezza, ma di questa bellezza, una bellezza non fatua, una bellezza non passeggera, una bellezza che in realtà è contraffatta perché risponde a altre intenzioni, assoggettata per esempio a una mentalità di consumo, una bellezza vera. Io credo che una pastorale, oggi una pastorale deve cominciare ad aprirsi in maniera più decisa a queste prospettive. In questa direzione, accenno soltanto, mi sembra importante riscoprire la vita spirituale. Questa formula vita spirituale mi sta molto a cuore.
però dobbiamo intenderci sui termini. Perché io, se chiedessi così a bruciapelo a qualcuno di voi, ma cos'è la vita spirituale? Non so che risposta mi darebbe. E io stesso faccio fatica. Cioè, così, di primo acchito, la vita spirituale, ci dà l'impressione di qualcosa di un po' aleatorio, ecco, no? Bisogna essere concreti nella vita, altro che la vita spirituale. Sì, ma cosa vuol dire spirituale? Spirituale è il contrario della concretezza, della praticità, del senso della realtà. Sono un po' spirituali questi. Ma questo è un errore, un po' grossolano, permettetemi. Cosa vuol dire spirituale? Vuol dire secondo lo spirito, almeno questa è l'accezione biblica, secondo lo spirito. La vita spirituale è la vita secondo lo spirito. E lo spirito ha a che fare con la totalità di un soggetto, non semplicemente con l'aspetto, a parte che l'aspetto non visibile di un soggetto è molto importante perché è la sua interiorità. Ma l'interiorità non è separata dalla corporeità. E la parola spirito non è né anima né corpo, è una terza parola, spirito. Propriamente non si identifica con l'anima lo spirito. E quindi con che cosa? E devi partire da Dio, caro, perché come Gesù dice alla Samaritana, Dio è spirito. Ah, quindi non è né anima né corpo, ma no, Dio è spirito. E cosa vuol dire che Dio è spirito? Se l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che anche lui è spirito. Ma no, come fa a essere spirito? Lui ha anche il corpo, appunto. Nella parola spirito c'è sia l'anima che il corpo. E cioè l'uomo dentro il mistero di Dio, con la sua anima e col suo corpo, che sono inseparabili, con la sua interiorità e con quella corporeità che gli permette di dare a questa interiorità la forma della comunicazione ad altri, la relazionalità, dentro quell'esperienza soggettiva che rende unico il soggetto che siamo noi, ognuno di noi. E questa unicità rimanda a Dio la autocoscienza e la capacità di decidere. Forse questa è la linea in cui intuire che cos'è lo spirito. La autocoscienza di se stessi, la percezione della propria singolarità nella totalità delle facoltà e la capacità di decidere di se stessi nella relazione con il mondo. Questo è proprio di Dio. La vita spirituale è questa, è una cosa molto seria. Credo vada recuperata, perché dobbiamo anche capire come funziona tutto questo, come avviene questa autocoscienza di sé e come avviene la decisione, perché in fondo, se vogliamo dare un altro nome a tutto questo, si tratta della libertà. Ma la libertà non è teorica, la libertà è possibilità di decidere e capacità di farlo. Nessuno ti obbliga dall'esterno. Non vogliamo che nessuno dall'esterno ci obblighi, d'accordo, ma dall'interno nessuno e niente ti obbliga? Sei sicuro che dall'interno niente ti obbliga? Caro, dall'interno molto ti potrebbe obbligare, condizionare. E sarà bene che cominciamo a prendere coscienza di tutto questo, perché i grandi maestri spirituali hanno scritto opere meravigliose sul discernimento degli spiriti, no? Ci hanno aiutato a capire cosa ci accade dentro e che cosa significa arrivare a decidere delle cose, magari a fare delle cose che non vorremmo fare, no? Come ci spiega San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7, sono io e non sono io, voglio fare qualcosa di diverso e non riesco a fare invece diversamente da questo, ma allora cosa mi succede? La vita spirituale dunque è questa capacità, no, di comprendere ciò che si è, grazie
alla comunione con lo Spirito, da qui l'importanza dell'interiorità, da qui anche la dimensione vocazionale della vita, anche questo mi sembra molto importante. Io ritengo che una pastorale giovanile, ci torneremo, una pastorale dei ragazzi, ma non solo, anche degli adulti, dovrà essere sempre più capace di porre ciascuno nella condizione di leggere se stesso, in modo tale da diventare sempre più capace di decidere di se stesso, cosa peraltro in questo momento non facile. Un altro punto è quello della testimonianza attraente del Vangelo, una pastorale che mostra la bellezza del Vangelo attraverso uno stile di vita, e qui rimando alle pagine, attraverso un paradigma alternativo alla mondanità, rimando a queste pagine che sono quelle che forse ci aiutano a entrare più in dialogo con ciò che non è Chiesa, no? Non lo è espressamente, voglio dire, che non appartiene all'istituzione Chiesa, cioè a chi ha responsabilità nel mondo. Qui cito in particolare Laudato Si, in questa enciclica che è molto bella ma è anche molto, molto impegnativa. Papa Francesco parla di un paradigma che sta impostando lo stile di vita in questo momento nel mondo intero. Questo paradigma è economico-tecnologico, al quale lui dice noi dobbiamo sostituire un altro paradigma, che è quello contemplativo-spirituale. C'è un modo di guardare il mondo che risponde a una logica di consumo, che genera una logica di scarto e di saccheggio del creato, e che fa leva sull'enfasi della tecnologia. È tutto però molto freddo. Occorre sostituire a questo paradigma, che alla fine è condizionato molto dall'idea del profitto, una visione della realtà dove al centro sta la persona umana nella sua bellezza, con la sua capacità di autocoscienza e di decisione. Da qui allora la proposta di vivere una forte esperienza di preghiera in questo anno, l'elemento che tra gli elementi costitutivi io per quest'anno vorrei scegliere questo, un cammino di santificazione. Di che cosa ha bisogno? Ma di diverse cose. Direi, partiamo dalla preghiera. Vorrei invitare tutta la diocesi a vivere un anno di preghiera, o meglio, a vivere quest'anno ponendo un'attenzione marcata sull'esperienza della preghiera. Che cosa sia la preghiera nessuno mai riuscirà a dirlo. Mi preme però che noi facciamo questa scelta di campo per quest'anno. Anche parlare della preghiera lo dovremo fare, pensando anche ai nostri ragazzi, educandoli alla preghiera, bisognerà anche un po' dire loro di che cosa si tratta, ma soprattutto bisogna pregare. La preghiera non può essere un argomento, no? Proviamo a pregare, e quindi raccomando nelle pagine che qui dico di farlo. E poi infine dobbiamo lasciarci stupire e spronare dalla santità di Paolo VI. Chiudo brevissimamente accennando a quelle che a questo punto sono per me alcune scelte pastorali che intenderemo fare per il prossimo anno pastorale. Le trovate nella lettera stessa. Primo, quanto stiamo dicendo della santità si collega con la chiamata, la vocazione. Potremmo dire che la vocazione fondamentale è questa. Nel momento in cui cominciamo ad esistere, noi siamo chiamati alla santità, cioè ad essere ciò che Dio da sempre desidera per noi. Questo si identifica poi per noi cristiani nella celebrazione del battesimo. E poi ci si dispone a comprendere come il Signore ci domanda di incarnare questa vocazione originaria. Allora, mi preme che dedichiamo quest'anno ad una riflessione sulla dimensione vocazionale, ad una riflessione articolata sulla dimensione vocazionale della vita, soprattutto in relazione alla pastorale giovanile, ma anche pensando al nostro seminario e alle sue modalità, alle sue forme, e alla vita consacrata, con riferimento anche qui
mirato soprattutto al mondo femminile. Noi siamo un po' spiazzati su questo punto, io so che sta molto a cuore al Vescovo Vigilio Mario. Le vocazioni di particolare consacrazione femminili oggi, come si discernono e come si accompagnano, ma anche quelle al ministero apostolico, presbiterato e diaconato, come si discernono, come si promuovono e come si accompagnano. Ovviamente, secondo me, dentro una pastorale che è complessivamente vocazionale, ma questo cosa vuol dire? Ecco, e quindi il nostro seminario come dovrà essere sempre di più? Perché è chiaro che abbiamo una tradizione, ci inseriamo, ma il tempo cambia velocemente, no? Allora come? Abbiamo anche un seminario minore, come dobbiamo pensarlo oggi? Ecco, queste sono le domande che io consegnerei agli organismi della sinodalità. Vorrei che arrivassimo a conclusione di quest'anno con delle decisioni che prenderemo insieme sulla pastorale giovanile, sul seminario, sulla vita consacrata, in relazione alla dimensione vocazionale della vita, in rapporto con la santità di cui abbiamo detto. Secondo, vorrei che vivessimo un anno di intensa preghiera e che compissimo insieme una verifica sul modo in cui nella nostra diocesi si prega. Prima di tutto pregare, secondo verificare come stiamo pregando, quanto stiamo pregando, e terzo incrementare una educazione, un'opera educativa in relazione alla preghiera. Penso in particolare all'ICFR per i nostri ragazzi, penso ai preadolescenti, agli adolescenti. Noi dobbiamo far pregare e pregare con i nostri ragazzi, le nostre ragazze. Io non ho l'impressione che i nostri ragazzi e le nostre ragazze preghino. Forse non sanno neanche bene che cos'è la preghiera. Noi dobbiamo aiutarli in questo, è un nostro compito. Terzo, vorrei valorizzare molto la festa di tutti i santi. Poi magari vedremo insieme come. Noi abbiamo puntato molto negli ultimi decenni sui morti, vero? La commemorazione dei defunti. Quando si arrivava lì, tutta l'attenzione era sulla commemorazione dei defunti. Cioè il 2 novembre si mangiava il 1 novembre, vero? Forse dobbiamo ribaltarla la prospettiva. Dobbiamo ribaltarla. I nostri morti sono dentro la prospettiva dei grandi santi, no? E poi abbiamo alloi da contrastare. Non è che ci interessi più di tanto, ecco, non è che lo facciamo per quello. Però lo contrastiamo così. La santità non ha paragone se confrontata con queste cose qua. La festa dei santi, vedremo bene come fare, ma mi piacerebbe. Poi attivarsi per promuovere una conoscenza più profonda della figura di santità di Paolo VI e interrogarsi sulle condizioni per propiziare e sviluppare nei suoi confronti un'autentica devozione popolare. Questa è una sfida, cioè mi piacerebbe che nei prossimi anni, a partire da qui e andando avanti per un decennio, noi facessimo insieme crescere la conoscenza di Paolo VI, che non ho l'impressione che lo conosciamo molto bene, anche qui, e la devozione popolare per Paolo VI. Cioè, non ci riuscirai mai, questo mai. È una sfida, e perché no? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che la nostra gente non può coltivare una devozione per questo grande santo che è Papa? Dice bresciani conoscono la famiglia, lo si diceva anche di qualcun altro, vero? Ma noi davvero lo conosciamo bene Paolo VI? La nostra gente lo conosce bene? E come si fa a farlo conoscere bene per poi far nascere dentro la nostra gente il desiderio di andare da lui
a invocarlo e a sentirsi attirati. Dovremo farlo, almeno ci proveremo, ecco. Qui l'Istituto ci dovrà aiutare, dovremo anche capire come l'Istituto si innesta in questo compito che secondo me è più ampio, no? È più ampio. Infine, compieremo un discernimento sinodale per giungere a decisioni importanti in ordine alle condizioni delle famiglie ferite, alla luce di Amoris Laetitia. Questo non è direttamente connesso con ciò che abbiamo detto sinora, ma è un impegno che io personalmente sento come doveroso in relazione anche all'intervento che è stato compiuto dai Vescovi Lombardi, e credo che tutto questo non si può dilazionare. Ma dovremmo capire insieme cosa, come e che cosa decidere a questo riguardo. Ecco, ho un po' sforato e chiedo scusa, adesso tutto questo vi è consegnato un po' a caldo, se ci torniamo su anche attraverso qualche vostra domanda io vi sono grato. I tempi adesso ce li dice il Don Angelo. Bene, ringraziamo.